Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buonasera dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Allarme e intervento dei vigili del fuoco a Palazzo Madama oggi intorno alle 12 per un principio di incendio al motore di un impianto di ventilazione nel semiterrato del complesso nel cuore del centro storico di Torino. È stato evacuato precauzionalmente il palazzo, nessuna persona è rimasta coinvolta. Code davanti ai distributori di carburante, parte la caccia agli sconti, le aree no logo applicano prezzi inferiori di 10-15 centesimi al litro. Il governatore Cirio interviene sul caro carburante e dice un problema grave, il governo intervenga sulle accise e aggiunge il costo del carburante risulta sia 0,77 e il resto siano tutte tasse, troppo soprattutto in un momento come questo. E sul caro energia arriva anche l'austerity, la città di Torino taglia l'illuminazione per contenere le spese, il comune è pronto a ridurre le ore di luce delle strade, si pensa di accenderle 20 minuti dopo e spegnerle prima. Il Covid in Piemonte, 3.206 nuovi casi e 7 morti, nuovo balzo nei contagi ma continua la diminuzione dei ricoveri, 10.000 i precari, tutti in scadenza, l'incertezza è negli organici impegnati nel contrasto alla pandemia. Carlo De Benedetti assolto, definì Salvini antisemita e finanziato da Putin, secondo il Tribunale di Cuneo il fatto non costituisce reato. Le frasi sul leader della Lega proferite dall'ex patron di Repubblica in un'intervista con Lilli Gruber al Festival della TV di Dogliani. Nel biellese furto da 100.000 euro all'anificio Lama, rubato cashmere ancora grezzo, i ladri hanno praticato un foro nel muro nella parte più nascosta sul retro della filatura, indagano i carabinieri. Torna Terra Madre, Salone del Gusto, sarà al Parco Dora dal 22 al 26 settembre, nuova location per la kermesse di Slow Food e no gastronomia dove c'erano le acciaierie. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.